Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Il Padre mio agisce e anche io agisco». Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può far nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siete meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dell'uomo dà la vita a chi vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. Ed egli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce, usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanto fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso far nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Dall'acclamazione al Vangelo: io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore, chiunque crede in me non morrà in eterno. Dal Salmo 144: misericordioso e pietoso è il Signore. E dalla prima lettura dal profeta Isaia: ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra. Cari fratelli e sorelle, c'è un pezzo in cui dice: chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. E con questo penso che sia molto esplicativo. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.